Benvenuti colleghi in questo mio breve video tutorial in cui spiegherò alcuni semplici effetti audio che potete applicare con VSDC Video Editor nella versione gratuita. Apriamo un progetto vuoto come sempre, diamo un nome, effetti audio e apriamo un video musicale, in questo caso ne ho uno io. Diamo sempre l'ok su qualsiasi cosa ci dice di default. La prima cosa interessante che possiamo fare in questo video è andare a vedere intanto di separare il video dal suono, perché ci potrebbe interessare anche eliminarlo. Come vedete, questa è una funzione piuttosto interessante e anche abbastanza avanzata. Andiamo qui in fondo alla finestra delle proprietà. Vi ricordo che la finestra delle proprietà la prendete con Visualizza, finestra delle proprietà. Se non ce l'avete attivata, la attivate. E scendete giù nella finestra delle proprietà e trovate suddividere l'oggetto in video audio. Cliccate qui e come potete vedere voi avete due timeline, una che presenta la parte esclusivamente musicale e l'altra solo video. Se noi evidenziamo questa parte e clicchiamo a destra sul nostro mouse, possiamo anche cancellare completamente il file audio e avere un video senza sonoro. Per ora questo non ci interessa perché non è importante in questo caso. In questo caso magari è interessante avere un effetto di sfocatura, diciamo, di dissolvenza audio in entrata e in uscita. Infatti il nostro video comincia bruscamente e termina anche bruscamente. Quindi il nostro interesse è quello di farlo cominciare in maniera sfumata. Evidenziamo la traccia audio perché stiamo lavorando sugli effetti relativi all'audio e andiamo a vedere l'editor. Andiamo su Editor, che sarebbe la parte dei toolbar che servono a fare gli effetti. In questo caso andiamo a effetti sonori e andiamo a vedere quali possibili effetti sonori ci sono, vari tipi di effetti che in questo caso non ci interessano, anche cambiamento della velocità, del tempo. Ci sono degli effetti speciali a retromarcia che fanno sentire il suono al contrario di quello che è, ma in questo caso ci interessa fare degli effetti molto semplici, quindi andiamo a vedere l'ampiezza. Qui possiamo amplificare tutta quanta la traccia musicale. Qui abbiamo una crescita di intensità, che è la cosa che ci interessa all'inizio del nostro video. Clicchiamo su crescita dell'intensità da inizio scena, ovviamente, a circa 3 secondi dall'inizio della scena. Diamo l'ok e abbiamo appunto una crescita di intensità che adesso noi andremo ad ascoltare. Se noi questa crescita di intensità la vogliamo aumentare, basta che aggiungiamo un pezzettino di crescita di intensità cliccando a sinistra del mouse e trascinando appunto questo barra della crescita di intensità. Dopodiché dobbiamo applicare l'effetto sonoro anche in uscita, quindi andiamo sempre ad ampiezza, ma invece di crescita di intensità andiamo a usare smorzamento del suono a fine scena con una durata sempre di 3 secondi e gli diamo l'ok. A questo punto noi abbiamo una crescita di intensità all'inizio del video e uno smorzamento alla fine. Possiamo sempre anche qui cambiare la durata di questo smorzamento. Andiamo a vedere l'anteprima.
E a questo punto noi abbiamo applicato un effetto di suono interessante per l'inizio e per la fine di un video. Volevo soltanto farvi vedere, andando alle scene che riguardano la parte video, possiamo anche applicare al video alcuni effetti speciali che noi abbiamo qui sempre nell'editor. Per esempio, noi abbiamo un effetto vintage che dà un colore leggermente seppia alle nostre immagini. Oppure possiamo applicare un effetto particolare come questo qui che dà un colore particolare. Tutti questi effetti sono semplicemente da provare sia video che audio, e a questo punto non ci resta altro che salvare il nostro progetto, come abbiamo fatto in altre occasioni. Esporta progetto. In questo caso decidiamo sempre con che tipo di dispositivo stiamo lavorando. Sicuramente in MP4 è la cosa più comoda perché funziona su tutti i dispositivi, quindi sia sul computer che sui vari telefonini e tablet. Diamo esporta progetto, diamo a continua qui senza dar retta a quello che ci dice in questa parte, e a questo punto il nostro progetto è stato salvato. Diamo l'ok, andiamo a vedere dove si trova. Sicuramente qui nel video collegamento, eccolo qua. Grazie per la vostra attenzione.